Ma non ti fidavi di me? Mi hai mentito. Le bugie non si perdonano da un giorno all'altro. Allora avevo ragione. Hai capito che sono i miei genitori e ora mi lasci. Ah, no. Questo conferma che non mi conosci per niente. Anche se mi fai le cose peggiori e mi minacci, io Geronimo non lo lascio, non lo voglio lasciare. Bene, è perfetto. Ma preparati, perché se ti viene una... A te forse verrà una. Ho registrato il discorso tra Clara e te. Fa vedere. E lo farò sentire a Geronimo. Parlavate di me? Sì, grazie al tuo cellulare scoprirai la verità. Ehi, torna qui! E se ne va sempre, ma la vedi? Codarda! Ti ho sentito parlare con Renata pochi minuti fa, esatto? Sì, sì. E parlavate di alcuni segreti di Luna. Si può sapere che segreti sono esattamente? È Gaia che ha baciato me, non io lei, ok? E secondo... Te la faccio pagare! C'è Valentina, sta là! Esci di lì, ti ammazzo! Apri, no, prima mi devi ascoltare! No, prima ti spacco la faccia e poi puoi parlare con me! Ascoltami, ascoltami! Apri! A lei tutti la criticano, Rita. Già lo so, cara. Mi criticano e mi usano. Mi criticano e mi usano. Beh, è così. A me non sembra affatto una cosa bella. Le propongo un patto. Se lei aiuta me, io aiuto lei. Che ne dice? Litiga da sola, Renata, perché a me non interessa. Mi faccio da parte. Basta fare l'innocente, ragazzina! Basta fare l'innocente! Alessio, non mi interessa. Perché menti? Perché menti? Non sono qui per lui, capito? Ah no, e per chi allora? Basta fare la misteriosa e nascondere che ti piace Alessio. Va bene, lo vuoi sapere? Hai ragione, Renata, hai ragione. Sono qui per Alessio perché sono innamorata. Ma è una storia impossibile. Perché è una storia impossibile? Renata, lasciaci soli. Neanche per sogno, io non me ne vado. Renata, vattene. No, proprio ora, no, non me ne vado, no. Se non esci adesso, non entri più in questo collegio, è chiaro? Adesso tu mi devi dire perché il nostro rapporto è impossibile. Te l'ho già detto, per le nostre differenze sociali, per quelle economiche. Queste sono balle. Va bene, sto cercando mia sorella. Lo so già questo. Ok, te lo dirò. Ci sono alcuni problemucci che non si notano, ma ci sono. Problemucci? Sì. Problemucci che a quanto pare non mi vuoi raccontare. Luna, dimmi come stanno le cose. Piantala con i misteri, ti prego. E sarà peggio. Non posso, Alessio. Alessio. C'è l'ispettore fuori. L'ispettore? Che cosa vuole? Non so, dice che è urgente. Digli che arrivo subito. Va bene, cerco di intrattenerlo. Allora che mi dici?
È urgente. Vai dall'ispettore. D'accordo. Per ora ti sei salvata, ma non finisce qui. Non mi stai dicendo nulla che io non sappia già. Ti sto chiedendo di dirmi i segreti di Luna. Beh, sono cose sue personali. Questo significa che non mi dirai nulla? Sì, non l'ha voluto fare lei, io non... Gliel'ho domandato e mi ha risposto: non ho nessun segreto. Sì, ma se le ha risposto in quel modo vuol dire che non ne ha. D'accordo. Bene, con permesso. No. Ancora una domanda, non ti ruberò molto tempo, sì. Solo un secondo. Tu sei uno studente della Master School? No, non lo sono. No, e allora perché gironzoli sempre per il collegio? Vengo a trovare la mia ragazza e a badare che altri non me la rubino, compreso suo figlio. Vuol dire che sei una specie di guardia del corpo di Luna? Bene, ti dirò una cosa, sei così giovane che pensi che il cuore si possa ingabbiare. Se Luna è innamorata di Alessio, non c'è niente da fare. No, Luna non è innamorata di Alessio. Ah, no? E anche se lo fosse, io non mi darò per vinto. Si vede? Mm-hmm. E poi, per quanto ne so io, suo figlio ha una mezza storia con Renata, non è così? Per quanto ne so io, al cuor non si comanda. E le mezze storie possono finire se uno non è innamorato. E se possono finire, allora Alessio dovrà dimenticarsi di Luna. Con permesso. No, tu non te ne vai. Io sono la direttrice della Mastery School, se non ti dispiace. E tu ti ritiri quando io ho finito di parlare. Adesso puoi ritirarti e non andare Molte in grazie, giro. Grazie, signora direttrice. Ma guarda un po' questo ragazzino sfacciato e insolente. Senta, mia cara signorina Olivia, l'ultima cosa che pensavo di fare era proprio di stringere un patto o un'alleanza con lei, una bambina. Ma io non sono una bambina qualunque, come lei pensa. Io sono una bambina speciale. Speciale? Guardi, non mi provochi. Tanto Olivia non ci riuscirà mai a convincermi. Allora, adesso mi concentro e la trasformo in un... vediamo... in un coniglio, per esempio. Non ci provi, signorina, non ci provi, ha capito? Credevo che se lo fosse dimenticato. Impossibile. Non ho mai mangiato così tante carote in tutta la mia vita. Ok, d'accordo, fanno molto bene alla pelle, a chi ha problemi di vista, hanno le vitamine A, B, H, C, però basta. Basta. Molto bene, allora se non le piacciono le carote posso trasformarla in... vediamo un po'... In un gatto, ad esempio, così va a caccia di topolini. Senta, Topolina, lei non mi deve mai minacciare, altrimenti questa conversazione finisce adesso. Va bene, io le posso solo dire che così lei perde un'amica e una grande opportunità. Stop! Venga qui, subito, subito! Una piccola domanda. Se lei e io stabiliamo oppure stipuliamo un patto, un'alleanza, sì. Lei che cosa mi chiederebbe o pretenderebbe da me in cambio? Io le chiederei di separare Geronimo e Clara per sempre. E se lei riuscirà a farlo, io farò tutto quello che mi chiederà. Bene. Adesso però ci devo pensare. Capito? Capito, sì. Fai il furbo? Esci che ti faccio passare la voglia di metterti con la ragazza mia. Sai che la rompi? Aspetta, se mi fai uscire ma ti spiego. Ma cosa spiego? Ma t'ho sentito! Cosa stai facendo? Cosa? Niente, io niente. Dimmi di farmi uscire, per favore. Non ti vergogni di non riuscire a mantenere una promessa, Ivo? No, Valentina, no! Aspetta! A momenti rompeva tutto. Tu! No, tu, io no! Dobbiamo parlare con te! Traditori! Infame! Vieni fuori! Esci subito fuori! Esci subito! Calmatevi! Vieni fuori! Io non ho fatto Vieni niente! Vieni fuori, Ulisse! Se non esci, ti tiriamo fuori con la forza! Qui c'è tutta la verità su Olivia. C'è tutto quello che Olivia fa per allontanarmi Ma da te. Ma non dovevi usarlo per chiamare tua zia? Te l'ho chiesto per aiutare la mia amica. Che c'è di male? Non ti arrabbiare con Candy, Geronimo, ti prego. Vediamo. Non c'è niente. Guarda bene, devi andare più avanti. Non c'è niente. Ma se l'ho filmato? Era tutto registrato, c'era la prova di quanto è cattiva Olivia, te lo giuro. Smettetela di inventare cose su Olivia.
no, che sfortuna! È vero, che sfortuna! Ci è andata male un'altra volta! Sono io quella sfortunata, Candy! Adesso Geronimo non mi crederà mai più! Sei inaffidabile, Ivo! Non ti si può confidare un bel niente! Puoi smetterla un attimo! Sembri una matta quando fai così! Ah, sono matta adesso! No, sembri una matta quando fai così! Non urlare, ti prego! Io ho aggredito Ulisse, ma per un altro motivo! Certo, che cosa ti inventi adesso? Sentiamo. Non mi invento niente! Mi hanno detto che Ulisse ha fatto una cosa che a me ha dato molto fastidio, ma non c'entra con quello che mi hai detto tu! Senti, ma come faccio a crederti? Come posso crederti? Non lo so. Dimmelo! Questa era l'occasione per capire se potevo fidarmi di te! Hai tradito la mia fiducia! No, non ho tradito la tua fiducia! L'hanno visto baciarsi con Gaia! Domanda ai ragazzi se non ci credi, sul serio! Mi fa rabbia, che vuoi che faccia? Perché mentre tu te la prendi con me, Valentina, quello se ne va in giro a baciare le altre e a te ti imbroglia con le parole! Domandalo a Gaia o Ulisse! Va bene, sono cose che succedono, no? Come sarebbe sono cose che succedono? Ti sembra così semplice? Non sto dicendo che è bello. Non è questo. Dico soltanto che sono cose che possono succedere. Possono, può succedere. Ma dai, va bene, dimenticalo. Come faccio a dimenticarlo? Mi prende in giro? Valentina, io non posso stare neanche un secondo senza di te. Smettila con questa storia, sto diventando pazzo, sul serio. Esci da lì, Ulisse, dammi retta, esci adesso! Hai coraggio solo per fare altre cose! Giuro che non so di cosa stiate parlando! Esci, Ulisse! Spiegami cosa stai facendo con Gaia! Sì, è un fatto solo nostro, perché ti intrometti? Solo Paul e io possiamo stare con lei! Allora, se soltanto tu e Paul potete stare con Gaia, andate da lei, o forse la faccia di Gaia, io! D'accordo, fermi, se lo dite per il bacio, non sono stato io a darglielo, è stata lei a baciare me, ve lo giuro sulla mia famiglia e tutti i miei antenati! Sul serio, è stata lei, credetemi, è stata lei a baciarmi! E io che credevo che eravamo amici. No, noi non eravamo amici, noi siamo amici. Siamo amici, credimi, per favore. Esci. Tanto io da qui non mi muovo. Neanch'io, esci, esci. Ma voi non mi fate uscire. Dai, andiamo tutti e tre. Va bene, andiamo tutti e tre. Forza, esci, esci. Non mi farete niente, no? Niente. Niente. Bene, d'accordo. Ispettore, avanti. Grazie. Si accomodi pure, gradisce un tè o un caffè? Sì, e anche due cornetti, per favore. Va bene, d'accordo. Guardi, sarò molto breve con lei, Alessio. Lei non è preparato per nessuna docenza. Lei non ha una carriera professionale. Non credo che sia in grado di dirigere questo collegio. Bene, cercherò di essere doppiamente breve. Lei ha ragione. Però io credo che mia madre abbia l'esperienza necessaria, vero? Ebbene, sua madre è una docente riconosciuta. Certamente ha molta esperienza, ma non è in buone condizioni no, di salute. No, per fortuna in posso comunicarle che ormai è guarita. Mi chiedo come farà lei a mantenere questa situazione. Me lo chiedo perché i ragazzi hanno bisogno di disciplina. Ma certo, con un regolamento. Con un nuovo regolamento o lo stesso modificato, quello che volevo domandarle è come posso fare per modificare quello attuale? Allora, si elabora una proposta, si trasmette al ministero e se viene accettata, allora sarebbe tutto a posto. E quanto tempo avrei per trasmettere questa proposta? Beh, normalmente da 6 mesi a 1 anno, ma in questo caso le darò 1 settimana. Una settimana. Bene. In 1 settimana avrò pronta una proposta più che convincente. Bene. Perfetto. Rossetti. Luna, per caso hai visto i miei quaderni? Mi sembra di averli lasciati qua. Per caso sono questi? Sì, grazie. Cos'hai? Perché quella faccia? È che non ho più pace, non ho tranquillità. Da quando sto in questo collegio tutto mi va male. Non posso nemmeno stare con Miranda. Vedrai che potrai. Alessio poi è suo fratello. Figurati se posso avere una relazione con lui. Max ogni giorno mi odia di più. Non so cosa fare. Cosa faccio, Tato? Dammi un consiglio. Parlo o non parlo? Secondo me ancora non puoi dire niente. Sai che succede? Che Victoria e Alessio si fidano di me.
Guarda, io credo che finché Max non ti lascerà un po' più libera, sarà peggio. Non so cosa farei se non avessi te, i miei amici e il mio papà in questo collegio. Scusami tanto, Luna, però sono io che ho problemi di udito. Tu hai detto papà. Tuo padre è in questo collegio? Tuo padre è in questo collegio, Luna? Beh? Ispettore Rossetti! Rita. Ma che gioia vederla! Dobbiamo parlare molto seriamente. Devo dirle una cosa molto importante. Questo collegio versa in gravi problemi. Sì, a questo proposito, ho appena avuto un colloquio importante con Alessio e siamo giunti a un accordo. Lei? Con Alessio? Mm-hmm. Lei con Alessio? Non si suppone. Cioè, io in teoria ero quella che doveva prendere le decisioni. Non ci sto capendo niente. Lei me lo può spiegare, Rossetti? Sì, certo. Le cose sono cambiate, Rita. Le cose sono cambiate. Ah, sono cambiate? Sì, è così. Svolgimento. Beh, la signora Mujica si sta riprendendo velocemente. E presto tornerà alle sue funzioni. Questo glielo confermo. Inoltre ha lasciato una serie di indicazioni affinché venga elaborato un nuovo regolamento. Cosa? Cosa? Un nuovo regolamento? Con tutti gli anni di sacrificio che mi è costato redigere quello attuale, gli articoli, i comma, e adesso giammai ci riusciranno, giammai, Rossetti. Aspetti che la sistemi perché l'ho un po'... Sì, la prego di calmarsi. Sì, tranquillizzi, le cose stanno così, ma il collegio necessita di persone come lei, Rita. Continui per la sua strada, sempre dritta. Vada sempre dritta, non si fermi, vada avanti. Vada. Proceda senza sosta, comunque ci teniamo in contatto. Aspetti, Rossetti, mi ascolti, l'accompagno così le dico altre cose. Volevo appunto farle presente la situazione. Rossetti, venga qui, non scappi, venga qui. Problemi? Olivia, che spavento. È lei? Sì, sono io, mi sembra che sia nei guai. Magari adesso lei potrebbe aiutarmi. Adesso sono più interessata che mai. Bene, vediamo, piccola. Cominciamo dal punto numero uno. Voglio che lei faccia qualcosa a Geronimo e a Benji, quei due mascalzoni che non la smettono mai di rendermi la vita impossibile. Mi capisce? Sì, ma proprio a Geronimo e a Benji, che sono i miei amici. Proprio a Geronimo e a Benji? Ma che cosa vuoi che mi importi se sono suoi amici? Se lei farà questo per me, io capirò. Sì, insomma, mi renderò conto se può essermi utile oppure no. Mi capisce, cara? Sì, capisco bene. Dopodiché raddoppieremo sempre di più le sue prestazioni. Lei che cosa vuole in cambio? Che lei separi Clara e Geronimo per sempre. Bene, consideralo fatto. Guardi che non è un compito facile, stanno sempre appiccicati quei due. Ma cosa dice? Con chi crede di avere a che fare, tesoruccio? Questo è pane per i miei denti. Facciamo il patto? Pronta? Certo. Bene, ecco fatto. Abbiamo fatto il patto, sì. Lei non si preoccupi. Chi è? Ulisse, possiamo parlare? Ulisse? No, non posso parlare con te. Mi vergogno tanto. Ma perché ti vergogni tanto? È stato solo un bacio. Il fatto è che io non me l'aspettavo. Ma adesso ho bisogno che tu mi dica perché me l'hai dato. No, non so, non posso. Perché non puoi? Dai, Gaia, sul serio, dimmelo, per favore. Va bene. Io ti ho baciato perché nelle vicinanze c'erano Paul e Raoul e volevo che mi vedessero perché io piaccio a loro ma loro non piacciono a me e siccome insistono perché io mi decida per uno dei due volevo che la smettessero, perciò ti ho baciato. Sì, capisco perfettamente. Bene, allora se è soltanto questo il motivo io me ne vado. No. Andiamo. No, rimani lì, aspetta. E che fai, esci? No, ma voglio essere sincera. Ecco... Sentiamo, dimmi. È che quello che devo dirti mi fa vergognare ancora di più. Capisco, va bene, ma c'è la porta di mezzo, così è meno difficile, coraggio. E va bene, ci provo. Credo che il bacio che ti ho dato mi sia piaciuto. Oh no!
Io non ho detto papà. Ah no, e che cosa hai detto? Papà, voglio la papà, la bambina vuole la papà. Come la vuoi la papà, accompagnata da un purè? Stavo parlando con Toto di un'altra cosa, non ho mai parlato di mio padre. Ah no, tu e Toto parlavate d'altro. A me non mi prendi in giro, bella, ok? Qui gatta ci cova. Tanto c'è una persona che mi può dire come stanno le cose, tranquilla. Renata, non ti mischiare nella mia vita, non fare casini, alla mia vita. Mi piace rovinartela. Sei terribile. Finalmente te ne sei accorta. T'avevo detto che t'avrei fatto la guerra. Eccomi qui. Questa storia di tuo padre è un dono dal cielo. Continuate pure a studiare. La situazione è peggiorata ancora di più. Certo, Renata è davvero pericolosa. E adesso che si fa? Ah, Olivia! Non scappare. Stai qui. Perché volevi fuggire? Geronimo, io... Ma sei sciocca, Olivia! Non è successo niente. Le ragazze volevano accusarti, ma non ci sono riuscite. Non c'era niente registrato. Sì, lo so, ma perché mi odiano tanto? Perché vogliono sempre accusarmi di qualcosa? Perché sono così? Ma cosa ti importa? Dai, vieni qui. Io credo che sia stato un buon colloquio. Gli ho potuto dire quello che pensavo e ci ha dato una settimana. Non è molto tempo, non è un mese, ma non è neanche poco. Mi stai ascoltando, mamma? Sì. Bene, abbiamo una settimana. Penso che se riusciamo a lavorare 8 o 9 ore al giorno, ce la possiamo fare a redigere un nuovo regolamento. Ah, non lo so, Alessio. Io francamente non ci capisco niente. Il collegio è così cambiato, è tutto così diverso. Io mi sento persa, non so che dire. Appunto, tu devi tenere presente un fatto importante, che i ragazzi hanno bisogno di esprimersi. Sì, e hanno nuove inquietudini, hanno altre necessità. Appunto, sì, va bene. Creare, amare, sentirsi liberi, imparare a convivere e anche a rispettarsi a vicenda. E tutte queste cose che suonano così belle, come le raggiungiamo in questo momento tanto difficile per la Mastery School, da sembrare il Titanic mentre affonda lentamente? Hai ragione, prima dobbiamo fare un po' d'ordine. Ecco, così mi piaci. Io non dico tutto, ma una parte del Vecchio Testamento lo potremmo utilizzare. Del Vecchio Regolamento? Oh, perdono, sì, questo intendevo dire. Il nostro Sacro Regolamento. Sì, certo. Utilizzare ancora alcuni articoli. Sì, certamente. Perché tu non hai molta esperienza, dobbiamo ammetterlo. No, d'accordo, ma l'esperienza riuscirò ad acquisirla lavorando. Io sono sicuro che tra un po' di tempo sarò in grado di poter gestire questo collegio. Ma quanto tempo? L'ispettore ti ha dato soltanto 7 giorni. Sì. Il collegio non ha tutto questo tempo, è un'impresa ardua. Come si fa? Non lo so, chiamiamo qualcuno. Qualcuno? Se il tuo regolamento in questo momento non funziona e io non ho l'esperienza sufficiente per modificarlo, allora abbiamo bisogno di una consulenza. No, mamma mia. Ai. Che c'è? No, mamma, ancora quei maledetti capogiri. Sì, però portami la medicina che mi passa. No, è passato. Alessio, non dirlo a nessuno. Adesso che abbiamo chiarito tutto, siamo di nuovo amici? Amici. Fermi, io non festeggerei troppo. Non sono stato contento di sapere che a Gaia è piaciuto quel bacio. Tu gli hai creduto? Lei sapeva che eravamo lì, l'ha fatto perché vedendola ce la saremmo tolta dalla testa, solo per questo. Non so. È così, Raul. Comunque, ragazzi, vi posso assicurare che io non ho sentito proprio niente con quel bacio. Sicuro? Sì, sicurissimo. Ulisse? Sì? Possiamo... parlare? Sì. A dopo. Che succede? È vero quello che mi ha detto Ivo? Cosa? Non so... Che hai baciato Gaia? Cosa? No, non è vero, non è così, non è andata così. Anzi, ti dirò di più. Io sono passato da Gaia un attimo fa e lei ha chiarito davanti a Paul e Raul che lo ha fatto solo per levarseli di torno. No, adesso capisco tutto. Cosa? Le ho consigliato io di farlo. Ah, ma quanto sei brava. Sul serio le hai dato questo consiglio? Adesso capisco tutto. Ecco perché Ivo è super arrabbiato, perché pensa che oltre a stare dietro a te, sto cercando di soffiare la donna ai ragazzi. È una situazione davvero pesante. Sì, sono d'accordo, è un casino, un enorme casino. Davvero? Stiamo soffrendo senza motivo. Comunque non dobbiamo farci travolgere dai fatti, bisogna trovare una soluzione. Io credo che dovresti cedere un attimo con Ivo, in fondo vi volete bene. Non trovi che sia una buona idea perdonarlo per tutto quello che ha fatto e ricominciare da capo? Clara, cosa fai? Ti stai sporcando tutta. Non mi importa. Che cos'hai? Ho capito. Non mi dire niente. È per Geronimo, vero? Peggio, Augusto. Sto male per Geronimo e Olivia adesso. Quella ragazzina è terribile. Non la smette di usare i suoi poteri per allontanarmi da Geronimo.
Alla fine io ho sempre ragione. Ti sei resa conto che stare vicino a Geronimo ti porta sempre dei problemi? Non posso evitarlo, Augusto. Geronimo mi piace molto e mi fa rabbia che quella strega me lo voglia soffiare. Senti tu, io non ho paura dei tuoi poteri. Fammi cascare i capelli, le unghie, riempimi il letto di scarafaggi. Fai quello che vuoi, tanto Geronimo a te non ti vorrà mai bene, strega! Lo vedremo. Non ti preoccupare, Olivia. Io sono sicuro che prima o poi tu e Geronimo vi metterete insieme. Intanto, di qualunque cosa tu abbia bisogno, conta pure su di me, ok? Ok. Bene, ci sediamo? Certo. Siamo nei guai, abbiamo un problema. Che è successo, Luna? Renata ha sentito che parlavo con Toto e adesso sa che mio padre è in questo collegio. Te l'avevo detto io. Ti avevo detto che le bugie hanno le gambe corte. Papà, ma che vuoi che faccia? Non posso dire la verità come se niente fosse. Non posso neanche far finta che la realtà non esiste. Mi è sfuggito, perdono. Va bene, ormai è andata. Quello che è fatto è fatto. Pensiamo piuttosto a come agire. Come vuoi agire? Ho cercato di inventarmi qualcosa, ma Renata non mi ha creduta, ovviamente. Non so che fare. Hai visto Max? Sì, è andato via un momento fa. Bene, vado a cercarlo. Max, aspetta! Come va, Renata? Voglio che tu mi dica tutta la verità e non me ne andrò finché non mi dirai come stanno le cose. No, scordatelo. Ho già avuto un incontro con Victoria e non ne voglio più sapere. Che succede, Max? Pensavo che avresti lottato di più per Luna. Ti sei già rassegnato. Non si tratta di rassegnarsi o non rassegnarsi. Se Luna non vuole stare con me, non posso farci niente. Bene, fa come vuoi. Ma almeno aiutami con Alessio. Io invece continuerò a lottare per lui e non mi arrenderò facilmente. E io come posso aiutarti? Ho riflettuto su quello che mi hai detto e anche su quello che non mi hai detto e sono giunta a una conclusione. Quale conclusione? Che Luna è la figlia di Guglielmo. E tu dici che mi ami? Perché stai parlando con Renata? Cantare! Sei diventato matto, professore! Perché, Rodrigo? Cantare è proprio bellissimo! Certamente! Ascoltate, ragazzi, a me sembra un'ottima idea per potervi integrare in qualche modo nella commedia musicale che stanno mettendo in scena i grandi. Sì, buona idea, no? Stupenda! Peccato che io canti meglio di te, Geronimo. Stai zitto, deve ancora nascere uno che canta meglio di me. Fammi sentire come stoni, sentiamo. Basta, ragazzi, basta, idiota. Non è il caso di litigare, vi prego. Farò fare ad ognuno di voi una piccola prova individuale che mi permetta di capire chi di voi ha più qualità per prendere parte allo spettacolo. Che ne dite? Una prova per scegliere il miglior cantante. Mi sembra fantastico. E bravo il furbo, perché tu non sei stonato come lo sono io. Non riesco a cantare neanche tanti auguri. Ragazzi, l'idea è selezionare soltanto due di voi. Due? Sì, due. Quelli che canteranno meglio prenderanno parte allo spettacolo. Dobbiamo dimostrare ad Aldo e Tobia che siamo i migliori. Bene, ragazzi, riscaldate le corde vocali che cominciamo subito con le prove. Così Aldo farà un provino di canto ai miei carissimi ragazzi, i quali, logicamente, dovranno preparare bene le corde vocali. Ah, piccola mia, venga qui, vicino, mia piccola, magica bambina. Mi è venuta un'idea decisamente geniale per vendicarmi del duo dinamico. No, Luna, non ascoltarla. Lei mi ha seguito e ha tirato le conclusioni da sola. Io non le ho detto niente. Luna, tu sei la figlia di Guglielmo. Cosa? Ma che stupidaggini dici? Guarda che ti sbagli. Non c'è bisogno che neghi, io so tutto. Tu sei la figlia di Guglielmo Guzman. Voglio soltanto sapere che cosa state cercando e che cosa fate nel collegio. Renata, ti prego. Ti prego un corno, non mi chiedere favori. Io non sono tua amica e mai lo sarò. Aspetta. Può darsi che quello che hai detto sia vero. No, Luna, no, non le dire niente. Lei sta mentendo e noi lo sappiamo. Zitto, Max, Luna mi vuole dire qualcosa. Su, parla, avanti. È vero. Guglielmo è mio padre. Che cosa devo fare perché tu non vada a raccontarlo in giro? Dimmelo. È fantastico, meraviglioso, incredibile. Non sai quanto sto godendo in questo momento, te lo giuro. Mi chiedi che cosa devi fare? Non ci arrivi da sola. Devi scomparire dalla vita di Alessio per sempre. Ecco cosa devi fare. Va bene. Va bene che cosa?
Va bene, scomparirò dalla vita di Alessio per sempre. Brava, fantastica, questo volevo sentire. Ciao! Luna, perdonami. Ti chiedo perdono. Se ti ho ferita è solo perché volevo riconquistarti, non per... Perdonami. Lo so, ormai è fatta. La cosa migliore sarà che me ne vada in Europa. No, ti prego. Sì, l'ho già deciso. No, ti prego, non partire. Ulisse mi ha detto che mi volevi parlare. Sì. Sì, volevo dirti che... quella storia con Ulisse è una mia invenzione. Cosa? Sì, lui non ci ha mai provato con me. Anzi, insiste sempre perché torni con te. Dici sul serio? Sì. Sì, io volevo metterti alla prova solo per capire se eri capace di tenere un segreto. Lui non c'entra niente. Anzi, gli ho chiesto di essere mio complice per metterti alla prova. Comunque io non ho detto niente. Cioè... sono stato sul punto di dirlo, ma non gli ho detto niente. Sì, lo so, perciò sono venuta a dirti la verità. Bene, allora... allora vuol dire che fra noi due è tutto a posto. Sì, io... io voglio tornare a fidarmi di te. Tu non immagini quanto... quanto mi faccia felice che tu mi dica questo. E quindi noi... torniamo a stare insieme. Per me sì. Bene, avanti, Mattias. Forza, coraggio, Mattias! Dai. Sono pronto, inizio a cantare. Vado. Grazie, Mattias. Tocca a te, Tobia. Dai, Tobia. Metticela tutta, Tobia! Abri tu corazón y deja de llevar por todo lo que estás sintiendo. Sintiendo. Este es el momento para hacerlo, no miremos atrás. Si hay algo que está mal, lo podemos cambiar. Hagamos realidad nuestros sueños. Los sueños. Ponerte en movimiento, juntos lo podemos lograr. Sí, sí. Bene, basta così, Tobia. Adesso è il turno di Augusto. Vai, sei bravissimo. Vai, Augusto. Vado, comincio. Nunca creí que podía sentir lo que siento. Nunca creí que podía vivir algo así. Al conocerte una puerta se abrió y todo en mi vida cambió. Y casi sin darme cuenta llegó el amor. Molto bene, bene, sei portato. Adesso tocca a Nico. Bravo, Augusto. Sì, canto quella che voglio. Quella che vuoi. Vediamo. Baila conmigo, yo sé lo que digo. Al palma todo el mundo conmigo. Baila, baila conmigo, anímate, amigo. Y no te caigas, que bailen conmigo, amigas y amigos, todos juntos ya. Molto bene, Nico. Ora Geronimo. Bene, gente, eccomi. Pronto? Wow. Dai, Geronimo, canta. Che succede, Geronimo? Smettila non di fare lo spiritoso. Non riesco a cantare, Aldo. Saranno i nervi che ti stanno facendo un brutto scherzo. Bella voce, complimenti. Ragazzi, basta. Smettetela di dire stupidaggini. A te, Benji. Dai, Benji, avanti. Facci sentire. Sì, dai. Tu e Geronimo mi state prendendo in giro. Che succede? Non riusciamo a cantare, non ci esce la voce, Aldo. Mi dispiace per voi, basta con le pagliacciate. Sono stufo. I prescelti sono Augusto e Tobia. Bravo, Tobia! Grazie! Dai, vai! Grazie, grazie! Non c'è di che, grazie tutto di questa possibilità, vostro. Grazie! Wow, wow, wow! Wow, 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 wow!
Per favore, Guglielmo, tu mi devi aiutare con Luna. Tu mi hai promesso che mi avresti aiutato. Sei di parola o no? Senti, non ricattarmi con questa storia che sono di parola. Io non voglio intrufolarmi nella vita degli altri. Non insistere. Non ti sto chiedendo di intrufolarti nella vita di nessuno. Ti chiedo soltanto di trovarmi qualche informazione per aiutare Luna a trovare sua sorella. Nient'altro. Ti ho detto che non posso. Sono irremovibile. No, Alessio, basta. Se non lo fai per me, fallo per mia madre. Cosa c'entra tua madre? Beh, ecco, se tu mi trovi questa informazione di cui ho bisogno, io posso parlare con mia madre per spianarti un po' la strada. Me lo stai proponendo sul serio, ma neanche per sogno. Permesso, Alessio, ciao. Possiamo parlare un minuto? Renata, che cosa vuoi adesso? Ti prego, un minuto soltanto. Guglielmo, io esco un attimo. Aspettami, così continuiamo la nostra conversazione. Che succede? Sono venuta a chiederti scusa, nient'altro. A dirti che sono stata male, che so di aver sbagliato, di aver esagerato e che... non voglio più darti fastidio. Che vuoi dire con questo? Che se tu non vuoi stare con me, io non posso obbligarti. Perciò, per quanto mi riguarda, hai la strada libera con Luna. Io non intendo più intromettermi tra voi. Va bene, ti ringrazio, ma in realtà adesso Luna non vuole sapere più niente di me. Ah no? Beh, avrà i suoi motivi forse, non so. Avrà i suoi motivi? Che vuoi dire? Spiegati. No, niente, che forse avrà i suoi motivi. Lo so, signore, appunto la sto informando. E che purtroppo adesso la Mastery School non è più quella che era una volta. Questo istituto sta deragliando. Non è più quello che avevamo creato. Sì, bene, mi lascia parlare? Sì, non è più un collegio per recuperare i ragazzi incorreggibili, mi capisce? Bene, sì, certo. L'unica cosa che le chiedo è che quello che le sto dicendo rimanga tra noi. Nessuno dovrà mai sapere che sono stata io a metterla al corrente di questa assurda situazione, mi capisce? Bene, di niente. Sì? Sì? No? Era mio dovere farlo. Bene, come lei sa, dalla felicità dei bambini dipende anche la mia felicità. È qualcosa di reciproco, sì. Pronto? Pronto? Bene, sì. Appunto. Quanto è insopportabile. Bene, cara. Favore contro favore. Siamo pari. Renata, Renata, senti cosa ho da raccontarci. C'è una cosa che... Che fai con quella valigia? Me ne vado. Ah, ho capito, non sai niente. Allora te lo dico io. Non andremo più in Europa perché mia madre si è pentita, ha detto di no, che è una follia e altre cose. Sì, lo so. E come lo sai? Me lo ha detto Alessio. E allora cosa fai con quella valigia? Sono stanca. Sono stanca di lottare per lui. Sono stanca, sfinita. Non ce la faccio più, non serve a niente. Come? Ma non lotterai più? Ti arrendi così facilmente, Renata? Io non ti capisco, perché... Miranda, perché... a cosa serve stare con una persona o voler stare con una persona che non desidera stare con te? È inutile. Certo, ho capito. Pensi di lasciarlo a Luna servito su un vassoio d'argento? Luna, tieni, ecco Alessio, tieni, e tu... No, per questo non preoccuparti, Luna non starà con lui. Perché ne sei così sicura? Il fatto che io mi arrenda non significa che le lasci il campo libero. Lui non l'avrà mai. Se lui non è per me, non sarà neanche per lei. Non sarà di nessuna di noi. Lo que debo.
Gaia. Gaia. A quanto pare anche a me è piaciuto quello che ho sentito quando mi hai baciato. Renata, che cosa fai? Me ne vado, Alessio. Ma dove? Ho parlato con mio padre che sta a Punta dell'Este, quindi vado qualche giorno a stare con lui. Voglio capire cosa farò della mia vita. Non so che dirti, forse è la cosa migliore. Prima di partire, vorrei che tu mi spiegassi cosa significa che Luna ha i suoi motivi per non stare con me. Senti, scusami, ma io non posso dire niente. Ho fatto una promessa e la voglio mantenere. Ah, sulla scrivania della direzione c'è una lettera. È per te, mi farebbe piacere che la leggessi. Permesso? Oh, Alessio, dove... Luna, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Hai visto Alessio? No, veramente lo stavo cercando anch'io. Se lo vedi, gli dici che lo sto cercando? Sì, d'accordo. Bene, ciao, grazie. No, 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 no. Luna, non fare la stupida! Cosa stai cercando? Ho un dubbio sull'anno della rivoluzione russa. Ragazzi, quello che avete sentito ieri è vero. Buongiorno, no? Buongiorno, Paul. Guardate che parlo sul serio. Quando ho baciato Ulisse, ho provato qualcosa. Tu pensi che ti crediamo? Sì, ti giuro che un sacco di volte ero sul punto di raccontarti che ero complice di Valentina. Ma perché non me l'hai detto, sapendo quanto mi faceva male tutto questo? Perché volevo vedere come avresti reagito, ecco perché. Come speravi che reagissi? Io avrei voluto tanto strozzarti. Ti sei salvato perché è tornato tutto a posto. Meno male. Non ridere, è vero. Ma va bene, dai, adesso che siamo tornati amici come prima... Che ti succede? Ho bisogno che mi ascolti. E non solo questo, ho bisogno di un consiglio da amico. Un consiglio? Riguardo a cosa? Ragazzi, quello che vi ho detto è la verità. Senti, Gaia, basta dire bugie. Lo sto dicendo, bugie. E voi mi avete sentita quando ho confessato tutto a Ulisse da dietro alla porta. Io non potevo immaginare che eravate lì accanto a lui, altrimenti non avrei detto niente. Avrai spiato dal buco della serratura. Non ho spiato dalla serratura, ma cosa stai dicendo? Sai una cosa, non ti crediamo per niente. Se non volete credermi, non credetemi. È un problema vostro, non mio. Paul è il nostro migliore amico. Ok. E il gruppo ha già sofferto abbastanza con quello che è successo tra noi. Sì, ma non ti seguo. Cosa mi vuoi dire? Sì, però stai calmo. Quello che ti voglio raccontare non è così facile da dire. Che cosa? Non mi spaventare. Che vuoi dirmi adesso? Che senti qualcosa per Valentina davvero? È no, questo? No, 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 no. Non è questo. Ah. Io per Valentina non sento più niente. E allora? Ragazzi, io per voi non provo proprio niente. Basta, non mentire più. Smettila di dire che sto mentendo, perché non sto mentendo, è la verità. Ve lo dico sul serio, io non ho provato niente quando mi avete baciata. Invece, con Ulisse è stato diverso. Per me il suo bacio è stato molto importante. Purtroppo lui non prova la stessa cosa che provi tu. A me chi piace davvero è Gaia. 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 Ulisse, ma allora è vero che l'hai baciata? Signora Victoria, ecco a lei quello che mi aveva richiesto l'allievo Tobia e la sua sorellina, la signorina Clara. Grazie, un applauso per la sua gentilezza. Sedetevi. Tutto quello che vedete qui, le caramelle, popcorn, è tutto per voi. Per noi. Sì, 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 per voi. Rita, restituisci popcorn. Don't be a kid, please. Eh? Tutto questo ve lo meritate per quello che ho da dirvi. Questo è molto altro. Fantastico! A cosa dobbiamo tanta dolcezza?
Va bene, io prendo anche per dopo, va bene? Devo darvi una notizia importante, per questo ho deciso di darvela a casa anziché nell'ufficio della Mastery School, perché credo sia meglio farlo qui guardandoci negli occhi. Ho ricevuto una telefonata di vostro padre. Qualcosa che ci riguarda? Tomorrow. Quando sarebbe? Domani. Oh, domani, volevo dire domani. Tomorrow, sì, tomorrow, ah, domani. Domani. Domani vi vengono a prendere. Oh, bellissimo! Sicuramente andremo in vacanza. Speriamo che sia no. Disney World. Non è per questo che ve ne andrete. E allora dove andiamo? L'unica cosa che so è che andrete via dalla Mastery School. Oh, dalla Mastery School? Sì. Vostro padre ha deciso di togliervi definitivamente per sempre and forever dalla Mastery School. Quindi, lettera d'addio. Vediamo cosa hai da dirmi. Permesso, Alessio, vorrei parlare con te, è possibile? Ah, Alessio, finalmente ti trovo. Qualcosa non va? È vero quello che sto leggendo qui? Voi siete padre e figlia. Dice que siempre.